Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata che inizia camminando lungo la via Matildica. Fabrizio, Francesca ed Edda ci accompagnano lungo un altro percorso che ci porterà da Cavola, passando per Manno, fino alla Pieve di Toano. Fabrizio, siamo arrivati a Cavola, devo dire che non so se ringraziarti oggi, ho visto che facciamo un tour, un ciccinino religioso, solo chiese mi fai vedere oggi. Sono le cose più caratteristiche del territorio, le strutture anche rimaste, qua c'era anche il castello a Cavola, ma in realtà è rimasto ben poco, che si trova nel centro, diciamo, il centro storico del paese, che è proprio dietro la chiesa. Questa è la chiesa di San Michele. Sono molto interessanti, da adesso in poi soprattutto le vedremo nei borghi che attraverseremo prima di arrivare, di salire sul monte e arrivare finalmente alla pieve di Santa Maria in Castello, dove c'è il castello dei Dacanossa a Toano, perché cominciamo a incrociare tutte quelle opere di artigianato artistico della famiglia dei Ceccati, che è questa bottega locale. Passeremo anche proprio dalla loro residenza a Stiano, al borgo di Stiano. Questa scuola, come vedremo, è un po' particolare perché sono sia intagliatori del legno, quindi troveremo ancone, altari, tutti in legno intarsiato, ma anche, come vediamo bene qua, con questa trifora, con questa finestra tripla, anche che lavorano la pietra. Quindi noi troviamo queste opere soprattutto chiaramente dove? Nelle chiese, nei luoghi di culto o in alcuni, diciamo, ville e residenze importanti. Quindi questa che è nella parte dietro alla chiesa di San Michele è una delle opere più importanti. La chiesa esisteva già nel Medioevo, una chiesa XI-XII secolo, infatti alcuni pezzi della facciata e anche del paramento con alcune pietre lavorate sono quelle della chiesa più antica, e poi è stata ricostruita questa nel 1700 e quindi poi abbellita con le opere della famiglia Ceccati. Prossima tappa? Prossima tappa, un po' più in alto, nella parte più alta del paese, dove ci aspetta anche la super guida Edda, che ci racconterà appunto nel dettaglio chi sono i Ceccati, cosa fanno, perché lì c'è il gioiello dei Ceccati, cioè l'oratorio della Madonna della Neve. Lo vedrete, è bellissimo. Guarda, vedo già la mia stella polare là, che mi aspetta. Ciao, è stato bello? Prosegui pure per la tua strada. No, grazie, simpatica. Edda, oggi ti ritrovo in chiave un pochino più artistica. Mi ha promesso poco fa, spero che tu lo sapessi, che ci avresti raccontato un po' di più dei Ceccati. Sì, quando si arriva qua viene sempre voglia di rituffarsi un attimo nel periodo del 600-700, dove appunto in questo territorio lavora questa famiglia, la famiglia dei Ceccati, che in 3-4 generazioni riempie il territorio e queste valli di opere d'arte. Io le chiamo opere d'arte, poi c'è una diatriba se è arte, artigianato, ma la radice è sempre quella, quindi si parla di secondo me artisti che, utilizzando quello che offriva il territorio e quindi prevalentemente legno e pietra, hanno creato delle opere meravigliose, prevalentemente legate all'arte sacra, perché comunque stiamo parlando di un periodo storico in cui tutto gravitava intorno alle canoniche, alle parrocchie o alle famiglie nobili, che poi qua in Appennino non erano così diffuse come in città. In realtà si parla spesso di bottega dei Ceccati, facendo riferimento anche ad altri artisti, cito Soli, Ceretti e Vignaroli. In particolare i Ceretti erano del versante modenese, comunque Montefiorino, Casola, e però tutto è nato, diciamo, intorno appunto a questa famiglia che era originaria di Stiano, che è il borgo che troverete proseguendo lungo il percorso. Ed è invece per, diciamo, l'edificio alle nostre spalle, che mi diceva Fabrizio, lungo la strada si chiama Madonna della Neve. Allora, questo è un oratorio che è a monte dell'abitato di Cavola, quindi siete saliti dalla chiesa verso monte, era isolato all'epoca, adesso c'è qualche casa moderna intorno, ma era proprio un luogo di pellegrinaggio, costruito a metà del 600 da Antonio Ghirardini, che era un parroco di Cavola. È molto bello perché è piccolo, ma praticamente
praticamente all'interno custodisce un'ancona gigantesca, proprio costruita dalla Bottega dei Ceccati, e all'esterno invece sulla facciata vedete tutti gli inserimenti in pietra arenaria, sempre scolpiti dalla Bottega del Ceccati. E la cosa bella, insomma, che secondo me si può immaginare, è che l'arenaria è una pietra che degrada, quindi possiamo immaginare, guardando com'è bella adesso, come era splendente, meravigliosa quando è stata realizzata proprio il giorno prima, diciamo, o appena montata sulla facciata della chiesa. Abri, pensavo ci avesse abbandonato, invece vedo che qua bella fresca, mica come noi che studiamo come due mammut. Ri, ciao, so che vi odi, però vi ho ripresi in auto, perché l'itinerario dei Ceccati è un itinerario che si può fare anche tranquillamente arrivando in tutti i luoghi in auto, e io ne ho approfittato. In realtà vi ho aspettato a Stiano, dove siamo adesso, quindi dalla Madonna della Neve, cavola, siete arrivati a Stiano, e che è dove tutto ebbe origine, perché questa casa torre in particolare è la casa natale dei Ceccati. Quindi qua hanno vissuto le varie generazioni, e siamo proprio nel centro poi del territorio dove troviamo le loro opere. Voi venite da Cavola, siete passati da Santa Caterina, di Carpineti, dove anche lì c'era un'opera dei Ceccati, e poi andrete a Corneto, dove c'è uno dei simboli, perché c'è questo campanile bellissimo realizzato nel 600 da Antonio Ceccati, che anche ci fa capire come questa famiglia era anche una famiglia di architetti, quindi si ingegnava proprio a fare un po' di tutto. Poi sarete su Manno, che è un altro borgo particolarmente interessante, anche lì la chiesa conserva varie opere della Bottega dei Ceccati. Tutti questi borghi hanno anche la caratteristica di avere delle corti agricole che hanno proprio questo assetto anche di piccole fortezze, perché hanno tutto il muro intorno e il grande portale. Quindi qua c'è la corte Manfredi poi Ghirardini, che ritroverete con una struttura simile anche a Manno. Fabrizio, c'è anche un'arietta un po' frescolina qui a Corneto, e arriviamo da Stiano, quindi siamo stati bravissimi! Bravissimi, è tutta in piano. Diciamo che questo è stato un pezzo abbastanza facile anche col caldo. Siamo a Corneto, alle nostre spalle il campanile di Corneto, appunto quello che diceva Edda, realizzato, progettato proprio dai Ceccati. C'è la chiesa, anche quella molto interessante, il borgo non esiste più perché diverse frane hanno stravolto un pochino il territorio. Nella canonica della chiesa però c'è il Centro Studi Ceccati, che è l'associazione culturale, appunto, che porta avanti lo studio, la ricerca di tutte le opere che sono sparse un po' nell'Appennino, come diceva Edda, tra Modena e Reggio. E da qua saliremo, invece ci aspetta la salita, perché saliremo al borgo di Manno, dove troveremo, lo vedrete, un borgo molto particolare, dove ci sono le case a schiera medievali allineate lungo l'antico tracciato, e la corte molto bella della famiglia Ghirardini, cioè la casa a corte della famiglia più importante del territorio. Quindi io vado. Ciao. Ciao. Devo dire che Manno non me lo aspettavo così, ma è veramente qualcosa di incredibile. Guarda anche solo questo portone, Fabrizio. Sì, molto bello. Noi, fra l'altro, siamo appena passati, hai visto alla nostra sinistra le case a schiera proprio di tipologia medievale, che sono appena state recuperate. Quindi qua c'era proprio la strada, era questa che poi saliva alla nostra meta, finalmente in cima al monte, a Santa Maria in Castello, dove c'era appunto il castello medievale, dove troveremo la bellissima pieve romanica. Queste sono proprio la tipologia dei borghi medievali, cioè le case con ingresso principale dalla strada, da selciata che stiamo percorrendo noi, che è anche la via Matildica, e dietro le corti agricole, quindi da qua le abitazioni, nella struttura dietro invece c'erano le stalle, i fienili, quindi tutti gli spazi per tutte le attività agricole, per anche per chiaramente tenere gli animali che venivano allevati, quindi pecore e bovini.
Questo portone è molto bello, siamo appena passati dalla corte di Ghirardini, che è la corte più bella, che avete visto anche l'interno di Manno, corte della famiglia Ghirardini, che è la famiglia più importante del territorio. Tutte le opere che avete visto in legno e in pietra, diciamo di pregio, sono sempre della famiglia Ceccati, quindi della bottega Ceccati. Adesso noi usciremo dal borgo. A nostra sinistra ci sarà un monumento che ricorda invece un fatto molto più recente, molto tragico, durante la Seconda Guerra Mondiale, un eccidio di alcuni partigiani che qua avevano la base. E dopo il cippo, a sinistra, ancora un po' più a sinistra, possiamo riempire le borracce perché c'è una fontana con dell'acqua freschissima e poi da lì ci inerpichiamo fino a Santa Maria in Castello. Sei pronta? Andiamo! Bene. Si sta lamentando delle zanzare, intanto noi siamo arrivati a Toano, che è una meraviglia. Devo dire che è stato un percorso veramente delizioso fino a qui. Sì, anche con un po' di salita, l'ultimo pezzo che ti sei lamentata, però ne valeva la pena. Non è vero. Ne valeva la pena. Come dice la targa, siamo a 944 metri sul livello del mare, la pieve di Santa Maria in Castello, perché qua c'era il castello che ormai è franato, diroccato, poi franato, quindi non esiste più, dentro la prima cinta muraria la pieve è molto bella. Quindi è un territorio molto interessante dove c'è un po' di tutto, natura, storia, arte, ma anche bellezza del paesaggio come abbiamo visto oggi. E abbiamo finito dove c'è una delle pieve romaniche più belle dell'Appennino. Sai che prima, parlando con Edda, mi ha detto che ci avrebbe raggiunti, quindi adesso io ti abbandono, la vado a cercare, che le devo chiedere ancora due cose su... Secondo me si è nascosta dentro la sua pieve preferita. Vado a vedere. Nei suoi capitelli romanici. Edda, approfitto della tua preziosissima e salvifica presenza per chiederti qualcosa anche della pieve di Toano. Allora, la pieve di Toano è citata come tra i primi documenti proprio definiti nel 980. È una pieve che era all'interno di un castello, quindi nasce come chiesa castellana, infatti si chiama Santa Maria in Castello. Ora il castello non c'è più perché nel corso dei secoli è crollato, ma la pieve è una delle più significative del territorio perché praticamente all'interno conserva una serie di capitelli integri e comunque ben conservati. La cosa secondo me molto bella di Toano è che ti dà proprio il senso di quelle che erano le sculture medievali e soprattutto anche la cultura, il crogiolo un po' di culture che era il Medioevo, perché abbiamo dei capitelli che hanno uno stile un po' orientaleggiante, bizantino, altri più classici, tipo capitelli corinzi con foglie d'acanto, e poi ce n'è uno con i mostri, quindi un po' più lo spirito barbarico nordico. E il più bello di tutti, quello che a me piace tanto, è quello col dragone che si mangia l'omino, e quindi proprio era anche il capitello a cui tutti guardavano con un po' d'apprensione quando entravano nel luogo sacro nel Medioevo. Poi c'è la cosa bella sul portale, che è un motivo che c'è nel Duomo di Modena. Quindi l'arte romanica era proprio un'arte che aveva dei motivi che servivano anche a fare cultura attraverso il territorio, rimandando e riportando sempre nei luoghi gli stessi simboli e gli stessi tematismi. In più c'è, in un capitello raccontata la storia di Re Davide, sulla ghirlandina Modena ci sono gli stessi motivi in uno dei capitelli della ghirlandina di Modena, quindi c'è proprio questo passaggio di informazioni costante sul territorio. Visto che oggi di sole non ne abbiamo preso abbastanza, chiudiamo questa puntata con il nostro amico lassù che ci illumina. D'altra parte il sole bacia i belli, va bene, nel tuo caso mettiti un po' in ombra. Comunque, questa puntata del Cammino Narrato si chiude qui, io non gli lascerei neanche parola così non mi insulta. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Abbiamo rincontrato nella scorsa puntata la nostra amica Emanuela per parlarci di piante qui al Giardino Esperia e abbiamo voluto rifare un salto perché è davvero un argomento interessante e alcuni sono consigli veramente utili. Questa pianta è veramente spettacolare a vedersi, però mi domandavo, sul cartellino su cui c'è il nome c'è una striscia arancione, rossa.
direi. È un rosso un po' scolorito. Sì, sui cartellini noi mettiamo queste strisce colorate, tra cui appunto quella rossa indica le piante velenose che vanno dal tossico al mortale, perché per noi è importante che le persone si rendano conto che nella nostra flora ci sono piante che possono essere pericolose. Questa in particolare è una pianta alpina, quindi da noi l'Aconitum apello, questo qui non c'è, è sulle Alpi, però appunto sulle Alpi uno ne può trovare delle fioriture spettacolari lungo le rive umide. È una pianta bellissima, tra l'altro anche utilizzata in giardino a volte, perché ha questo fiore tutto particolare, è a forma di elmo di soldato o cappuccio di monaco a seconda delle varie interpretazioni inglesi, tedesche eccetera, quindi ha tanti nomi anche particolari, e una volta veniva utilizzata anche per uccidere gli uomini lupo. Il problema è che questa qui è in grado di uccidere chiunque, che uno sia l'uomo lupo o no, perché è un veleno potentissimo, è praticamente la pianta più velenosa della flora italiana ed è discretamente, diciamo, se la batte bene anche con le altre a livello mondiale. È abbastanza subdola questa pianta perché il veleno è contenuto in tutte le parti verdi, quindi la pianta chiaramente difende le foglie per non essere mangiate dagli animali, e il pericolo sta nel fatto che ha un bel fiore, quindi magari potrebbe venire in mente di raccogliere un bel mazzo di fiori, che questa non è una pianta protetta, quando ce n'è insomma ce n'è un mucchio, e cresce comunque solo in alta quota nelle zone umide, appunto sulle Alpi. Però il fatto stesso di spezzare la pianta per raccogliere il fiore, quindi venire in contatto con la linfa, può creare delle problematiche serie. Questo è un veleno che agisce a livello del sistema nervoso. La maggior concentrazione del veleno è nelle radici, perché come vedi questa è una pianta erbacea, quindi non ha, diciamo, non ha un legno, non è un albero che ricresce, riparte da un adulto già cresciuto, ma ogni volta riparte da capo, riparte da zero, quindi ogni anno riparte dalla radice. La radice è carnosa, ha queste sostanze che gli permettono di ripartire e ricrescere la pianta l'anno dopo, e quindi la radice è la parte più importante per la pianta, che deve conservare, quindi la maggior parte del veleno sta nella radice, e quindi la radice è velenosissima, quindi il rischio peggiore è che uno, invece che semplicemente raccogliere il fiore, voglia portarsi a casa tutta la pianta. Quindi se vai a mani nude a tirare sulla radice, allora il pericolo è veramente serio, perché lì il veleno è concentratissimo, la conitina cioè non perdona, nel senso appunto il problema è che si può assorbire attraverso la pelle, qui non parliamo di mangiare la pianta perché uno si è sbagliato con qualche cosa, questo non fa bacche, quindi non attira, diciamo, l'attenzione con l'idea di mangiarla, il problema è proprio l'eventuale contatto con la pelle. Insomma, sono successi diversi incidenti di gente appunto che non conosceva la pianta e quindi ha avuto, diciamo, un contatto ristretto anche soltanto con l'acqua in cui il fiore era stato magari lasciato dentro una brocca, dentro un vaso per diversi giorni. E quindi la radice è comunque la parte più velenosa. In passato addirittura veniva utilizzata come il curaro, diciamo, delle nostre zone, nel senso che venivano intinte le punte delle frecce e l'animale si stecchisce lì, e quindi veniva utilizzata per la caccia, insomma, quindi dà l'idea di quanto possa essere potente. E è un caso eccezionale l'aconito, nel senso che la maggior parte delle piante non hanno questa capacità di far assorbire il veleno attraverso la pelle, questo è proprio il caso limite, la pianta più velenosa. Però appunto vale la pena di avere in mente che esistono anche queste piante, quindi di trattarle sempre con rispetto, se non si conoscono, di non andare a raccogliere, perché sono anche piante fortemente irritanti che magari appunto non sono pericolose per la vita, però possono lasciare segni anche sulla pelle, insomma. Manuela, io mi sono divertita veramente tantissimo, ho scoperto un sacco di cose nuove, così anche chi ci segue da casa, però ti chiedo, per chi volesse poi venire di persona, come funziona il Giardino Esperia? Allora, noi siamo aperti fino alla metà di settembre, e tutti i giorni a parte il lunedì, e apriamo alle 9:30, chiudiamo a mezzogiorno e mezza, poi di nuovo dalle 2 alle 6. Quindi siamo qua. Le fioriture cambiano in continuazione, quindi ogni 10 giorni vale la pena di tornare a vedere cosa è cambiato, e quindi vi aspettiamo. Scendiamo a valle, adesso ci trasferiamo a Spezzano di Fiorano, sede della Sagra di San Rocco, per un'iniziativa che magari c'entra poco con l'Appennino, ma c'entra per quanto riguarda le tradizioni, il dialetto, quello che sono le nostre radici. Andiamo a Veggio, un'iniziativa nata qualche anno fa un po' per gioco, che sta prendendo sempre più piede proprio all'insegna della musica, del divertimento e del dialetto.
Un'iniziativa nata quasi per scommessa tra un gruppo di amici e che quest'anno ha voluto celebrare la sagra di San Rocco di Spezzano con due appuntamenti immancabili. Andoma Veg, la vigilia e il giorno di Ferragosto, ha riempito la piazza di Spezzano con due appuntamenti, il primo dedicato a Ferragosto a Spezzano e il secondo dal titolo che è un programma. Domani è la fiera di San Rocco. Marco, Ferragosto in città per la musica. Sì, molto volentieri, mi è stato chiesta questa cosa già da mesi e dato che sono del gruppo di Andoma Veg ormai e mi hanno benevolmente chiesto di far parte di questa manifestazione, più che mai volentieri anche stasera, vedo che la gente c'è e sarà simpatica come sempre. Insomma. Un'iniziativa, una manifestazione questa di Andoma Veg, nata un po' per scherzo tra un gruppo di amici ma che ha preso sempre più piede. Sì, infatti io ho cominciato più o meno un annetto fa, insomma, con le prime apparizioni, ma vedo, sai, il dialetto, questa giocosa rivalità fra Fiorano e Spezzano, secondo me richiama molto, mi piace sottolineare il dialetto usato in senso buono, insomma, perché io ci tengo a queste cose, per me il dialetto, poi sai, noi siamo sempre stati molto molto cultori da angeli in poi del dialetto, ma mi piace ripetere che il dialetto deve essere una qualcosa di un valore aggiunto dal punto di vista culturale e non un muro da erigere fra la gente. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Luis Giuliani è colui tra coloro che hanno ideato Andoma Veg, una manifestazione che ha preso sempre più piede. Dicevamo con Marco Dieci, una manifestazione nata quasi per scherzo da un gruppo di amici e che però adesso è diventato un appuntamento immancabile tra Fiorano e Spezzano. È un seguito del libro che ogni anno l'amministrazione comunale fa, cioè mi ritorna in mente, ci vuole un po' ricordare com'era questo territorio nell'immediato dopoguerra fino agli anni della sua industrializzazione. Siamo arrivati alla 16ª puntata e devo dire che ha avuto un riscontro positivo al di là di ogni aspettativa. Una manifestazione che ha una scaletta con diversi protagonisti di volta in volta, ad esempio questa sera cosa vedremo? Abbiamo dei grandi musicisti, abbiamo Loca di Cavola con un suo partner, Gino Ginone, la Giuliana Cuochi di Fiorano. Insomma, speriamo che la gente abbia un riscontro da parte del pubblico come stasera, che nonostante non sia una bella serata, le 250 sedie sono già piene. In piazza Falcone e Borsellino, come sempre presentati e diretti dal giornalista Luigi Giuliani, i due appuntamenti hanno visto altalenarsi momenti musicali con cantanti e musicisti di prim'ordine a sketch comici, il cui il dialetto, rigorosamente di Fiorano ma anche di Spezzano, l'hanno fatta da padrone. Il dottore le guarda, fa: no, permette. Alberto Venturi in questa serata di Andoma Veg coglie l'occasione, dopo averlo presentato nei giorni scorsi, di riproporre l'ultimo nato dalle sue fatiche letterarie. Un libro particolare perché racchiude i pensierini del mattino. Cosa sono? 5 anni fa ho cominciato tutte le mattine a scrivere un pensiero che mi veniva su un tema d'attualità o su quello che mi pensava, ed è diventata un'abitudine seguita anche da un certo numero di persone, un appuntamento quotidiano molto leggero. Sono pensierini corti, quindi non disturbano moltissimo, l'argomento cambia, per cui anche quello aiuta a non renderli noiosi. Dopo 5 anni mi è venuto voglia di vedere cosa scrivevo 5 anni fa e di ricondividere con gli amici che mi leggono il fatto di averne scelti 50 per verificare cosa è cambiato in 5 anni. Devo dire che chi lo ha letto l'ha trovato un libro leggero che si legge in un soffio, e del resto col fatto che sono pensierini non lunghi uno può scegliere di leggersi uno al giorno, anche di arrivare in fondo di spinta senza annoiarsi a lungo.
Io l'ho paragonato a un bicchiere di vino sottile che d'estate si beve volentieri, anche se non è Barolo. Direi domere che ti sia una bella confessione, perché mi è successo un lavoro che se lui sa, io sono un piastrucchio. Vabbè, vi batteno, in cesa, che adesso che legite, che come a te. Sì, ma è il dito sagre, sta roba. Uno dei momenti più attesi ogni serata di Andama Veg è Giuliana, perché col dialetto fa morire da re. Perché io parlo il dialetto fioranese e poi intrattengo un po' con le barzellette, per quello che ormai mi conoscono tutti. Io lo faccio volentieri perché mi piace parlare il dialetto e lo faccio volentieri. È una cosa che hai imparato da bambino? No, cioè io sono nata in una casa di contadini. Sono orgogliosa di essere stata in quella famiglia lì. Avevo tanti zii sia dalla parte del papà che dalla parte della mamma. Erano fioranesi da generazioni e parlavano il fioranese. Fioranesi, quindi Gattaun? Sei Gattaun, sì. Che noi diciamo Aspsan, invece loro dicono Spsan. Cioè, noi abbiamo un altro accento. C'è pochi chilometri da Fiorano Sassuolo, però l'accento cambia. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, che ci ha portato in giro per le feste, le sagre della nostra montagna, ma camminando anche a toccare l'Appennino reggiano e la pianura con il dialetto di Andiamo Veg. Una puntata che, se vorrete, vi ricordo, potete rivedere sul nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it oppure direttamente sul nostro canale YouTube. Vi ricordo di seguirci su Facebook, perché ogni mattina vedrete quelli che sono i contenuti della puntata in onda la sera, e ci sono anche parecchie curiosità, simpatiche curiosità, giorno per giorno disseminate durante i nostri viaggi nell'Appennino modenese, reggiano e bolognese. L'appuntamento con Estate in Appennino è per domani sera, stesso orario, stesso canale.